Sì, la quarta mafia ormai la chiamano, quella della criminalità foggiana è un'emergenza di cui ormai si parla già da diversi anni, tant'è vero che lo stesso ministro Lamorgese lo ricordava oggi, è la seconda volta che arriva qui proprio per presiedere un comitato per la sicurezza. È un momento straordinario. Dottoressa Cagliostro, questa è una criminalità che in questo momento sta minando alle basi di quello che è il vivere civile, perché va a colpire soprattutto le attività commerciali. Tutti gli attentati di questa prima parte di anno hanno come bersaglio attività commerciali. Quindi l'anti-racket entra in azione, da qui la sua presenza oggi. Sì, oggi la risposta all'emergenza è stata data con la presenza del nostro ministro, delle forze di polizia, dei vertici nazionali, della magistratura. È una risposta che ha fatto anche capire che lo Stato non solo c'è e presente, ma è compatto. Questo è un messaggio importante che noi diamo oggi alla società civile e al mondo dell'associazionismo, perché vede, fenomeni odiosi come racket e usura non si combattono in solitudine. Il messaggio che noi oggi vogliamo mandare, dando vita a questa associazione qui a Foggia, è che la possibile vittima di usura e di estorsione non deve vivere in solitudine questo problema, ma lo deve e lo può condividere con lo Stato che ha gli strumenti per farlo. Ecco Stefania, oggi era una giornata importante, era già previsto da tempo che oggi venisse inaugurata questa nuova associazione, c'erano degli imprenditori che sono entrati a farne parte, a dare il loro contributo e a parlare direttamente con i rappresentanti delle forze dell'ordine e con il ministro. È un esperimento, il secondo che si fa a Foggia, e questo vi dice anche quanto è difficile questa realtà, perché il primo è naufragato. Purtroppo, ecco, avete avuto dei feedback, c'è la speranza che questa volta possa funzionare? Guardi, la vivacità dell'associazionismo è venuta fuori paradossalmente in periodo di pandemia. Noi abbiamo avuto numerose evidenze di denunce fatte durante il periodo della pandemia. E il mondo dell'associazionismo è fondamentale perché accompagna la vittima che decide di denunciare, anzi che ha il dovere, io direi, di denunciare. Accompagna le vittime non solo nel momento della denuncia, ma anche in occasione dei processi, perché l'associazione si costituisce parte civile accanto alla vittima, al pari dello Stato, attraverso l'avvocatura dello Stato, e poi gestisce per conto della vittima l'elargizione o il mutuo, a seconda che si tratti di estorsione o di usura, che noi deliberiamo a favore della vittima in presenza di presupposti. Ed è importante perché la vittima, nel momento in cui riceve le elargizioni, è confusa, magari non sa come spenderli, non sa come rimettersi nell'economia legale, avviando la nuova attività. Quindi in questa fase l'attività dell'associazione è fondamentale. Noi ci auguriamo di ricevere moltissime domande di accesso al fondo che io amministro per conto del Ministero dell'Interno, perché se ci sono domande di accesso al fondo vuol dire che c'è stata dietro una denuncia, Grazie. presupposto essenziale per avere dei benefici. Ecco, con questo augurio ringraziamo il commissario, lo salutiamo perché qui l'attività all'interno della Certo. prefettura continua. Stefania, E poi ci poi ritroviamo con più Tano tardi Grasso. ci Intanto colleghiamo. Sì, ringrazia da parte nostra anche la sì, dottoressa Cagliostro, grazie davvero. anche a nome di. Grazie.